prossimo gruppo che andiamo ad ascoltare sono i Band Spunge, vincitori di un progetto, Voice Your World, i cui responsabili sono qui con noi e loro sono Marcello ed Eleonora. Cominciamo subito con Marcello a presentare questo progetto. Ciao Francesca, allora, Voice Your World è un progetto socioculturale che abbiamo inventato e proposto per la città di Milano e per la Lombardia principalmente. Si tratta di un'iniziativa che è nata da un'idea venuta dai contatti che avevamo nell'associazionismo straniero in Italia. Ci sono tantissimi ragazzi su Milano e provincia che si appassionano a vari tipi di arte di diverso genere. E la musica è una delle passioni che abbiamo riscontrato essere più diffuse e abbiamo voluto dare la possibilità a questo gruppo, che si è rivelato essere il più bravo del nostro progetto, di poter registrare il loro album e di potersi esibire in questa occasione. Voice Your World vuole favorire l'integrazione di questi giovani. Abbiamo 150 ragazzi di origine extracomunitaria coinvolti che hanno diverse passioni artistiche, la musica, appunto, il teatro, la danza, la fotografia. Spesso hanno problemi a poter diciamo sfogare questo loro desiderio di fare arte per problemi economici, per problemi anche di rendersi conto di quali siano le possibilità offerte dal territorio. Certo. Questo è il nostro contributo. Noi siamo un'associazione di giovani ragazzi italiani di Milano e vogliamo riuscire appunto a favorire l'integrazione attraverso la nostra collaborazione con altre associazioni di ragazzi, perché si tratta di un progetto finanziato dalla Comunità Europea e finanziato da Fondazione Cariplo e dedicato a giovani tra i 15 e i 30 anni. Quindi sia gli organizzatori che, diciamo, coloro che potranno usufruire del progetto sono under 30 principalmente. Un progetto realizzato dai giovani per i giovani. Sostanzialmente è questo l'obiettivo. Abbiamo avuto un'ottima risposta perché il progetto è durato più di 4 mesi, appunto 4 diversi gruppi che si sono dedicati alla danza, al teatro, alla musica, alla fotografia hanno lavorato insieme. A proposito però del lato artistico, io passerei la parola ad Eleonora perché lei è l'art director di questo progetto. Posso dire che i gruppi che abbiamo formato, che non si occupano soltanto della musica, che poi parlerà da sola per l'appunto, perché il comitato scientifico che abbiamo messo insieme li ha appunto premiati vincitori del concorso, certo. Ma c'è anche appunto la mostra fotografica che ha potuto rappresentare, diciamo, il punto di vista di questi giovani appunto immigrati, giovani milanesi seconda generazione nella città in cui si sono trasferiti, oppure lo spettacolo teatrale che è stato realizzato appunto in collaborazione con i ragazzi attraverso anche le loro suggestioni rispetto al viaggio, il distacco con la loro patria e quello che appunto si sono portati con loro durante il percorso della loro vita e della loro attualità, appunto, della loro realtà. Non ultima la danza e la grande appunto, una danza folcloristica, una danza folcloristica ma anche rivisitata, ma anche attualizzata, resa moderna, ma che abbia sempre delle componenti appunto legate a quello che loro vogliono trasmetterci, proprio perché l'arte è scambio di idee, integrazione, certo. Anche appunto un incontro tra culture, uno scambio tra culture, di tradizioni, punti di vista che poi si riconvertono tutte in un'unica forma che è quella universale dell'arte. Quindi in poche parole il rapporto tra arte e solidarietà. Esatto. Che voi avete portato avanti, sì. Con questo progetto è molto importante e appunto patrocinato dalla Unione Europea, sì. Dalla Fondazione Cariplo. Il progetto europeo Youth in Action. E appoggiato naturalmente dalla Regione Lombardia. Sì. Ringraziamo Marcello ed Eleonora di Voice Your World e andiamo a sentire i Band Spunge. Deslizándose a mí.
Ecco i ragazzi di Band Sponge e andiamo a conoscerli uno per uno. Prego. Ciao, io mi chiamo Sky. Io mi chiamo Santiago. Io mi chiamo Irvine, sono la batteria. E io mi chiamo Daniele. Com'è nato il vostro gruppo? Appositamente per questo progetto di Voice Your World o vi conoscevate e eravate uniti già da prima? Ma ti devo dire che questo gruppo in realtà è nato già da 5 anni. Noi in realtà ci siamo conosciuti suonando, perché formavamo parte di altri progetti. Io suonavo già con Daniele e facevamo un po' di rock in spagnolo. Lui arrivava dal Perù e ha suonato in molti gruppi molto importanti. E lui anche da molto tempo, da 6 anni che è qua in Italia, e suonava anche lui un po' di rock metal. E quindi suonando ci siamo trovati un po' in giro. E 3 peruviani e un italiano, quindi. Infatti, che Daniele praticamente vissuto molti anni insieme musicalmente. E niente, quello che noi stiamo cercando di fare è dare un'altra visione di quello che è la musica latinoamericana qui presente in Italia. Perché noi infatti conosciamo la musica latinoamericana come salsa, bachata, merengue, voi invece portate il rock sudamericano. Infatti a quello volevo andare, nel senso che noi vogliamo dare un'altra impronta a quello che è la musica latinoamericana. Noi abbiamo puntato un target, se vogliamo chiamarlo così, un target sudamericano che ancora è molto vergine e il quale ha anche le orecchie aperte per sentire un po' di rock, perché Latino America non è soltanto musica ballabile, salsa merengue, che comunque anche a noi piace, sicuramente se ci metti una baciata la ballereste, però volentieri. Però sicuramente noi puntiamo anche questo rock, un rock melodico con influenze come Manà, influenze tante altre anche Santana, anche Santana, e li diamo, e vogliamo arrivare a questo come ti dicevo, questo target, questo pubblico che è ancora da scoprire. Secondo me molti produttori dovrebbero un attimo pensare a noi per esprimere insomma questa giusto questa, perché vi fate promotori e ambasciatori di questo genere che esiste in Sud America ma è poco noto per il pubblico europeo. E come viene accolto il pubblico quando vi sente cantare? Che reazioni ha? Entusiasta. Beh, bene, dai, allora proseguirete bene. Nuovi progetti? Nuovi progetti? Ma noi in questo momento abbiamo già una serie di pezzi inediti nostri, cantati in spagnolo, e abbiamo molta voglia di farlo anche in italiano per proporlo un po' in giro, e in modo di non soltanto fare in spagnolo ma creare anche l'integrazione che comunque puntiamo, visto che stiamo qui in Italia, e ringraziamo anche tutti per questo e soprattutto a chi ci sta appoggiando come Boss Joe Ward e altre Marcello e Leonora e altre persone che ci danno la mano per fare la nostra musica, che è quello che vogliamo. Com'è stato per voi partecipare a Music on the Road, a questo programma televisivo? Pensate che possa portarvi dei benefici poi per la vostra carriera? Com'è stato? Certo, tanti benefici. Una bella esperienza, sì, vi è piaciuta? Bellissima. Bueno, io arrivo recién hace un anno e mezzo qua in Italia e mi piace l'Italia. Mi piace tanto. Ah, siamo contenti Io, di questo. Niente, tutto. Infatti vogliamo ringraziare anche a te e a tutto lo staff per questa opportunità. Infatti vogliamo cantarti grazie un qualcosa. Grazie a voi per averci portato la vostra musica. Glielo cantiamo qualcosa? Certo, lei, certo. Dai, fatemi sentire. Avere una canzone nostra. Siento che necesito de tu amor. Tutto insieme a loro en el frío. Va bene, grazie ragazzi. Grazie a te. Vi saluto e alla prossima, in bocca al lupo.